Vorrei iniziare con un grazie. Grazie per essere la persona che sei. Sei il mio esempio e sei l'unica persona che voglio al mio fianco per il resto della mia vita. Ludo, che emozione oggi poter festeggiare l'amore che lega te ed Enrico. Che emozione, che gioia soprattutto vederti così felice insieme alla persona che ami. Una gioia immensa per me che sono tua sorella e oggi anche tua testimone. Noi Ludo custodiamo qualcosa di veramente speciale. Custodiamo tutto l'amore che la nostra famiglia ci ha dato. Ed è un giorno importante, un giorno bello, un giorno unico, un giorno speciale. E questa parola diventa un dono per tutti. Persone che sono qui, persone che vi hanno conosciuto quando eravate piccoli, poi siete cresciuti. E tante persone in questo momento vi stanno ricordando e stanno anche, soprattutto, pregando per voi. Chi conosce entrambe sa quanto il nostro rapporto sia davvero unico, a tratti quasi simbiotico. Oggi sono particolarmente emozionata e ciò che mi emoziona è soprattutto il fatto di aver visto il vostro amore nascere e svilupparsi nel corso degli anni e ritrovarci qui oggi. Una promessa di felicità pensata da Dio in un progetto al quale voi avete saputo dire il vostro sì. Perché la vita è fatta di sì e con l'aiuto della grazia di Dio possiate rimanere sempre fedeli l'uno all'altra e possiate sempre rinnovare costantemente questo sì. Che questo giorno non è un giorno qualsiasi, non è un giorno così, è un giorno in cui si gioca la vostra vita, si gioca la vostra esistenza, le vostre scelte. Io, Enrico, accolgo te, Ludovica, come mia sposa. Io, Ludovica, accolgo te, Enrico, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti di tutti i giorni della mia vita. Ludovica, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Enrico, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I feel your heart.
Sono molto contento per Dovica e Enrico, pensano che siano due ragazzi fantastici, sono molto simili nel senso che hanno molta gioia di vivere, molta energia, sono ottimisti, vedono sempre il futuro con grande appunto gioia e quindi voglio che sia anche un invito per tutti voi diciamo a vedere le cose in questo senso. Sicuramente in una giornata così speciale avrei voluto essere più brava con le parole per poterti dire quanto io ti voglia bene e quanto avere un fratello sia stato uno dei regali più grandi che i nostri genitori mi potessero fare. E oggi tu e Luto avete formato una nuova famiglia, allargando la nostra. E io posso solo dire quanto sia felice. Oggi anche io e Gelo vogliamo promettervi una cosa. Noi ci saremo sempre, per qualsiasi cosa, perché siete e sarete famiglia. Solo chi ha un cuore enorme può essere un vero amico. E tu, amico mio, hai veramente un gran muscolo. Ludovica, sono orgoglioso ed entusiasta che tu sia stata, sei e sarai la compagna di vita del mio miglior amico. Desidero ringraziarti personalmente perché da quando hai deciso di far parte della sua vita lo hai reso una persona migliore. Vi auguro che questo giorno sia il riflesso della vostra vita futura, magnifica, piena di sorprese e di allegria. Posta a vostro amore durare per sempre. Vi voglio bene. Che questa mi sembra un'ottima base perché loro crescano bene come famiglia, come casa. Voglio dire ai ragazzi che ci saranno mille altre occasioni in cui potervi dire tutto quello che sento, perché la porta di casa nostra sarà assolutamente sempre aperta. Questa giornata di oggi apprezzo la presenza di ognuno di voi, che per me risulta veramente preziosa in una giornata come oggi. Voglio ringraziare anche tutta la famiglia di Ludovica per avermi fatto sempre sentire accolto e avermi trasmesso uno dei valori più importanti, la condivisione.